È una creatura straordinaria, ha bisogno di una creatura straordinaria. Sono i metodi col koala, no? Non funzionano? E allora Dio fa scendere un torpore sull'uomo. Le cose più belle noi maschi le facciamo dormendo, quando non le facciamo sostanzialmente, questo dice il racconto biblico, no? E il creatore si avvicina al fianco di Adamo, Giovanni, apre il fianco, prende una parte. Il testo biblico non dice osso, ma insomma si capisce che è quello, no? Una specie di costola, qualcosa, la parte nobile vicino al cuore, mica la rotula, no? O la caviglia. E con quell'osso dell'uomo e con un po' di fango e con il respiro divino, il creatore dà vita a questa creatura meravigliosa. Auguro soprattutto di avere la forza, la determinazione e l'accettazione di accogliere le cose meno belle che sicuramente la vita vi porterà, di continuare a dimostrare di avere quella forza, di quella determinazione, di lavorare insieme per una causa comune, di venirvi incontro l'una con l'altra. E vi auguro anche tanto amore, ma non quello più utopistico, ma vi auguro l'amore nel senso più nobile del termine, il prendersi cura l'uno dell'altra, come avete fatto finora.